Buonasera a tutte e a tutti, sono molto contento di vedervi già quasi tutti. So che Sergio Pontempelli si collega fra un minuto, mentre potrebbe aver problemi Daniela Padoan di Libertà e Giustizia. E la ragione di questa chiacchierata, che vorremmo poi utilizzare comunque come materiale, nasce da un fatto. È passata la legge 50, il decreto Cutro, passata peggiorando, accumulandosi di fatto alle altre schifezze prodotte in tanti anni dai governi passati. Non è che purtroppo abbiamo un unico responsabile, un unico elemento critico da questo punto di vista. E noi vorremmo provare a sovvertire un po' l'agenda politica. Vorremmo, partendo dai danni che provocherà la legge 50, vedere sia come si può reagire nell'immediato e sia come si può pensare a proporre al Paese, intanto attraverso quelli che sono dei corpi sociali forti come l'ARCI e la CGIL o degli istituti di ricerca di livello come IDOS, forse per me il migliore, ma ammetto che sono di parte, per poi fare in modo che alla politica si consegnino delle proposte, si consegni anche una richiesta di dire da che parte state e che volete fare. Uno potrebbe essere in questa fase animato da pessimismo micidiale, voglio essere il più breve possibile, però poi stanno arrivando notizie che sono anche interessanti e che vale la pena di dirvi in pochi secondi. La settimana scorsa ho partecipato con Mimmo Lugano ed altri a Roma ad un incontro per costruire una legge, un'iniziativa popolare sulla ospitalità. È un termine che forse va aggiustato, però è un termine che appunto rovescia l'agenda politica. Oggi sono stato a un incontro in Parlamento con alcune forze politiche e con la rete dei numeri pari, in cui si ragiona di tavoli per ridefinire le politiche, alcune politiche sociali, tra cui quella sull'immigrazione. So che in alcune realtà italiane, su diversi temi specifici, si stanno attuando delle iniziative interessanti. C'è stata l'iniziativa dell'ARCI di Sabir, con la CGIL c'è stato modo di fare parecchie cose. Marcella Gruzzo, con Marcella, ci siamo fatti una serie di iniziative legate anche alla regolarizzazione fallita, all'emersione fallita della Bellanova, e ci siamo fatti anche una bella manifestazione il 28 aprile scorso, molto, molto forte, promossa anche da uomini e donne provenienti da altri paesi che chiedono qualcosa di più rispetto a quello che offre il panorama attuale. Ci sono condizioni, insomma, per cui secondo me, secondo noi, almeno si può cominciare a ragionare. Ecco, se la cosa che chiediamo è un piccolo volo, un ragionamento un po' a volo d'uccello, ci alterneremo nelle domande, io e Elena Coniglio di Transform, ci alterneremo nelle domande per darvi in 10 minuti l'opportunità di fare dei piccoli focus. Per me questo è l'inizio, sia ben chiaro, è soltanto l'inizio di un discorso che deve praticarsi nei territori, come purtroppo si dice troppo spesso e poi non si fa. Ma deve anche ambire a rompere le scatole alla politica, non cercando il singolo parlamentare amico o il singolo soggetto che magari può essere più interessato, ma proponendo un'agenda politica a quelli che dovrebbero in qualche maniera fare qualche cosa. Se si vuole costruire opposizione, l'opposizione deve essere tanto in Parlamento quanto fuori. E fuori, secondo me, le condizioni ci sono, ma secondo molti di noi le condizioni ci sono, malgrado quello che vediamo, e quindi proviamoci, intanto proviamo a parlarne. Vi chiederei di stare nei 10 minuti, 10-12 minuti al massimo, mi rendo conto di essere molto rompiscatole da questo punto di vista, però se poi usciamo con una cosa di un'oretta e mezzo di manufatto, fondamentalmente questo verrà restituito anche a chi potrà vederlo e ascoltarlo dopo e potrà trarne spunti di riflessione. Lascio la parola ad Elena e grazie a tutti e a tutti per aver partecipato.
Grazie Stefano e buonasera a tutti innanzitutto. Per cominciare io vorrei domandare a Fulvio Vassallo Paleologo di ADIF una sintesi del decreto Cutro che ci aiuti a comprendere le linee generali, le principali ricadute in termini di compressione dei diritti delle persone che emigrano verso il nostro paese e in particolare anche rispetto al tema della regolarizzazione. Microfono. Microfono Fulvio. Grazie Elena, in modo non formale per questa domanda e grazie comunque a tutti per l'invito. Allora, io vorrei innanzitutto distinguere in quattro parti la materia enorme che tratta il decreto Cutro. C'è una prima parte dedicata agli ingressi per lavoro che rimane sostanzialmente sulla traccia della Bossi-Fini, quindi un incontro a distanza, i decreti flussi e soprattutto quelle modeste possibilità che apparentemente si offrono sono legate a corsi di formazione nei paesi di origine, che come ben sappiamo sono difficili da realizzare e possono garantire l'ingresso legale ad una minima quota di migranti cosiddetti economici, che sarebbero quelli trattati nei primi articoli del decreto. La seconda parte rivoluziona completamente il sistema di accoglienza, nel senso, o meglio, è difficile rivoluzionare quello che non c'è. Diciamo che lo abbatte ulteriormente, perché prevede in sostanza, come richiama addirittura la legge Puglia del 95, la possibilità di realizzare la prima accoglienza non solo negli hotspot, ma anche in altre strutture e altri centri individuati dal Ministero e dalle prefetture. E questa, con quello che segue, è una previsione molto pericolosa. Tra l'altro, come complemento di notizia, oggi abbiamo saputo che il commissario straordinario per l'emergenza e immigrazione ha annunciato che in Sicilia e in Calabria raddoppieranno i posti negli hotspot. Quindi, se l'affermazione è questa, devo presumere che Pozzallo, Lampedusa, forse Trapani, che a tratti hotspot, a tratti. E CPR verranno a Lampedusa, probabilmente procederanno ad aumentare il numero dei posti disponibili a Lampedusa, anche in collegamento con una previsione che c'è in questo decreto legge 50, di un appalto con una compagnia di navigazione per una grossa nave che dovrebbe fare la spola tra Lampedusa e i CPR o i centri di accoglienza sul territorio per decongestionare Lampedusa. Anche questa è una cosa puramente fallace, perché abbiamo già visto ai tempi delle navi quarantena come fosse difficile utilizzare le navi nei momenti di massimo afflusso per decongestionare Lampedusa, per le note difficoltà di ormeggio che hanno le grosse navi al pontile esposto a nord di Lampedusa, per non parlare della impossibilità di ormeggiarsi nel porto. Quindi, da questo punto di vista, vedremo un sistema di accoglienza che tenderà alla provvisorietà, alla straordinarietà, a misure decise da prefetti e commissari straordinari, senza rispettare alcuna delle norme che ci richiama anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, che pochi mesi fa ha condannato per una seconda volta l'Italia proprio per il trattenimento e poi l'espulsione collettiva di alcuni tunisini, nel 2017 questa volta, quindi parliamo del governo Gentiloni Minniti, e abbiamo quindi una seconda condanna dopo il caso Craifia del 2011, perché a Lampedusa il trattamento era disumano e anche perché le modalità di trattenimento non erano rispettose delle norme internazionali, che tra l'altro poi corrispondono all'articolo 13 della nostra Costituzione, che prevede che in caso di trattenimento amministrativo occorre una convalida del magistrato entro 96 ore da quando comincia il trattenimento amministrativo. Terza parte, in realtà sono cinque le parti, terza parte è dedicata all'abolizione della protezione speciale. E qui dobbiamo dire, vado proprio per sintesi massima, che non si abroga l'intero articolo 19, ma soltanto il terzo e quarto comma, terzo e quarto periodo del primo comma. Dico per inciso che tutta questa legge è scritta in un modo tale per cui anche un avvocato, me compreso, può commettere errori, li ho commessi nella prima comunicazione nel sito di ADIF, perché mettere assieme l'ultima normativa,
Il decreto legislativo 142 del 2015 che tratta dell'accoglienza e delle procedure, il decreto legislativo 25 del 2008 che tratta pure questa materia e la 130, diciamo il decreto Lamorgese-Draghi del 2020, tutto quest'ultimo provvedimento è costruito su rinvii continui a commi bis, ter, quater, alternativamente con i numeri che hanno in origine le disposizioni in questi diversi provvedimenti. Quindi, in attesa di un testo sinottico che in atto non esiste, l'interprete ha un'enorme difficoltà, ma soprattutto le questure hanno una grande discrezionalità nell'applicare le norme a loro discrezione e piacimento. Dico questo perché già abbiamo dei casi in cui, per esempio, in caso di mancata convalida del trattenimento di un richiedente asilo, la questura non rimette la persona in libertà, ma la trattiene ancora in un CPR, come se ci fosse la necessità, in sostanza, di un ulteriore periodo di trattenimento in vista dell'esame della procedura dell'esame della domanda di protezione. E l'altra cosa molto negativa è che si estendono i casi di trattenimento amministrativo per i richiedenti asilo, tanto che apparentemente diventano quasi la norma, però è dubitabile che a fronte di un numero di arrivi che, anche se per adesso c'è cattivo tempo e sono 10 giorni che sono praticamente rarefatti, però gli arrivi saranno ancora decine e decine di migliaia. E quindi, anche se saranno utilizzati dei luoghi, diciamo, altri rispetto agli hotspot o rispetto ai CPA, centri di prima accoglienza ex legge Puglia, non è ipotizzabile che l'estensione dei casi di trattenimento previsti per i richiedenti asilo sia sostenibile dal sistema di prima accoglienza, così come è attualmente congegnato, a meno che il Ministro della Giustizia non conceda delle carceri dismesse, e allora in questo caso però devono anche trovare il personale, i giudici di pace per le convalide, cioè tutto in realtà la legge è più un manifesto, secondo me, da questo punto di vista, che permetterà una quantità enorme di abusi, ma nella gran parte dei casi avremo ancora una grande quantità di provvedimenti di respingimento differito, con la rimessione, con il foglio di via, chiamiamolo così, lo chiamano così i ragazzi immigrati, lo chiamiamo così anche noi, in realtà è un'intimazione a lasciare entro 7 giorni il territorio che poi nessuno rispetta, a meno quelli che, come spesso fanno determinate nazionalità, penso ai siriani, agli afghani, vogliono proseguire il loro viaggio verso altri paesi dell'Unione Europea. E la quarta parte della normativa è quella che contiene sanzioni penali, cioè il famoso reato universale di morte come conseguenza del reato di agevolazione, è in sostanza una previsione che porta a 30 anni la pena massima edittale per un reato praticamente colposo. E questo è già una cosa che dal punto di vista costituzionale, rispetto ai principi di proporzionalità e adeguatezza affermati dalla Corte Costituzionale, potrebbe già avere, diciamo, una serie di osservazioni, subire una serie di osservazioni critiche. Ma questa parte, diciamo, poi sarà graduata dal magistrato che dovrà applicare le pene, che vede ristretta la sua, diciamo, discrezionalità, ma comunque la mantiene molto ampia e quindi, a seconda dei casi, potrà applicare sostanzialmente, diciamo che da questo punto di vista l'inasprimento delle sanzioni penali non è una novità eclatante, come non è una novità eclatante la circostanza che se la morte della persona si verifica di fuori delle acque territoriali o della zona SAR italiana, già in passato, secondo una tesi che la Cassazione ha accreditato, gli autori, anche dal punto di vista colposo di questa morte, potevano essere perseguiti una volta che entravano nel nostro territorio. Che poi si parli di reato universale, quando collaboriamo stabilmente con paesi che nel loro territorio congestiscono le migrazioni con le mafie organizzate, penso al caso di Zawiya, al caso del governo di Unità Nazionale Libico, ma penso anche a tanti altri governi che sono strettamente infiltrati da organizzazioni criminali che gestiscono il traffico, non solo in Libia, da questo punto di vista, o da larghe fasce di corruttela che comunque esistono, per esempio anche in Tunisia, rispetto ai controlli di frontiera in uscita. E allora io penso che è un po' difficile parlare di reato universale in un momento in cui non si riesce neanche ad avere una estradizione, ad avere una possibilità di rogatoria con governi che non collaborano assolutamente col governo italiano. C'è poi la parte, finisco con questa, dedicata specificamente al CPR, e qui la previsione è anche abbastanza preoccupante, considerando la facilità con la quale si prevede che
i richiedenti asilo possano finire in un CPR, sempre fermo restando che i CPR al momento sono soltanto 10 per una capienza sulla carta di 1.400 posti, ma effettiva attorno ai 900 posti, quelli effettivamente utilizzabili. Si parla di un raddoppio, in realtà se ne parla anche al di fuori, anche prima di questo provvedimento, però siamo al piano Minniti del 2017 che prevedeva il passaggio da 10 a 20 del CPR e sostanzialmente non si è mai realizzato, anche perché molte regioni e molti comuni hanno fatto una resistenza notevole, al di là del colore politico dei sindaci e dei presidenti di regione. Non vogliono i CPR sul loro territorio, magari nella regione vicina. Questo un po' è il quadro di sintesi della normativa. È chiaro che sarà una macchina della clandestinità, sarà una norma che abolirà in molti casi il diritto d'asilo, secondo la norma costituzionale che comprende la protezione umanitaria e comprendeva la protezione speciale. Ci sono ovviamente ampi margini di ricorso nei tribunali e ci sono sentenze di Corte di Cassazione che dicono espressamente che il diritto alla protezione umanitaria prima e alla protezione speciale poi è sotto copertura costituzionale dell'articolo 10. Quindi da questo punto di vista si potranno far valere anche situazioni che oggi sono considerate da protezione speciale nei casi abrogati, potrebbero rientrare dal momento che non hanno abrogato l'articolo 5.6 del testo unico sull'immigrazione, che prevede che l'Italia comunque deve rispettare obblighi costituzionali internazionali, e tra questi obblighi costituzionali ci rientrano in pieno quei diritti fondamentali che peraltro sono richiamati anche all'articolo 2 del testo unico dell'immigrazione, valgono per tutti, regolari e irregolari. Quindi, diciamo, dal punto di vista della difesa legale, io vedo dei margini, fermo restando con la preoccupazione che la magistratura, non appena dovesse confermare le sentenze precedenti, possa subire attacchi. Non mi posso dimenticare gli attacchi che ha subito il giudice Vella a Trapani quando non ha convalidato gli arresti di Carola Rackete nel 2019. Poi la Corte di Cassazione le ha dato ragione, ma Salvini ha fatto una campagna personale contro di lei per settimane. E non posso dimenticare neanche il giudice di Trapani che ha pronunciato nel caso della Vos Talas una pronuncia di assoluzione quando Salvini chiedeva l'arresto dei ribelli della Vos Talas che si erano ribellati alla possibilità cogestita dalla nostra Guardia Costiera, dal nostro Ministero dell'Interno, di far arrivare le persone in Libia invece che sbarcare in un porto sicuro in Italia. Quindi temo che questo tipo di pressione del tutto a contrario a norme costituzionali che in passato già la politica ha esercitato in modo intimidatorio sulla magistratura possa proseguire. Così come potrebbe anche proseguire, abbiamo anche visto dei magistrati che sono andati a Roma a fare sponda alle posizioni di Salvini in varie audizioni parlamentari. Anche questo potrebbe ripetersi. Comunque è là una battaglia che si può fare, però il problema è che a fronte di battaglie giudiziarie che possono portare a risposte positive per centinaia, forse migliaia di casi, c'è una normativa che complessivamente rischia di condannare alla invisibilità, alla clandestinità, tantissime persone, anche vulnerabili, anche meritevoli di protezione. E questo è un problema che non può essere risolto con i ricorsi giurisdizionali, ma va affrontato con una forte prossimità, organizzazione, capacità di resilienza, e comunicazione alternativa rispetto a quella che passa, tutta concentrata sul capro espiatorio dello scafista e invece dimentica delle responsabilità dello Stato nella creazione di questa gigantesca macchina della clandestinità. Quindi il lavoro c'è e la proposta di regolarizzazione può coagulare tutto questo lavoro di movimento attorno a una parola d'ordine molto semplice, molto chiara, che risponde, diciamo, alle esigenze di una platea molto più ampia delle persone che avranno comunque la possibilità di fare un ricorso davanti a un giudice. Per adesso mi fermerei qui. Grazie di cuore, Fulvio. Se sono domande più precise vi rispondo. Grazie di cuore, Fulvio. Adesso avevamo previsto l'intervento di Daniela Padoan, nuova Presidente di Libertà e Giustizia, per centrare la questione dell'attacco anche alla solidarietà. Mancando Daniela, se magari arriva poi la riusciamo a intercettare,
Passiamo la parola a due persone, una per volta chiaramente, che stanno un po' sul fronte, che sono Sergio Bontempelli e Marcella Cruz. Sergio, entrambi svolgono un lavoro anche molto legato all'agire sullo sportello, quindi sulla presenza nel territorio, con funzioni, storie, approcci diversi. Parlavamo con Sergio, nell'organizzare questa cosa, con Sergio Bontempelli, di come intanto si può cominciare però a reagire anche dal punto di vista dell'affrontare le normative. Io chiederei a lui, sempre nei tempi che ci siamo detti, cosa sta incontrando gli sportelli e che tipo di reazione si può pensare ad immaginare. Grazie Sergio. Grazie a voi, spero che mi si senta. Forte e chiaro. Benissimo. Allora, sì, diciamo, molte cose le ha anticipate Fulvio, quindi questo mi consente anche di essere breve. Diciamo che la situazione, credo che la conosciamo in tanti, insomma, di chi si, almeno chi si occupa di questi temi, è una situazione sempre più impantanata, nel senso che arrivare in Italia è pressoché impossibile, arrivare legalmente in Italia. Regolarizzarsi è anche giuridicamente impossibile. Gli ingressi per lavoro sappiamo che sono regolati dai decreti flussi, cioè quello strano meccanismo che pretenderebbe non solo che una persona arriva in Italia perché è assunta a migliaia di chilometri di distanza da un datore di lavoro che non l'ha mai visto né conosciuto, ma addirittura che entri soltanto nel periodo in cui il governo emana il decreto flussi, quindi una situazione a cui si aggiunge il fatto poi che i decreti flussi negli ultimi 10 anni non hanno più previsto una serie di mansioni, quella delle colf per esempio, che erano molto comuni e molto diffuse, quindi di fatto per lavoro si fa molta fatica a entrare. Sulle periodiche, si fa per dire, regolarizzazioni sono state diminuite negli anni, nell'ultimo decennio ce ne sono state soltanto 2 e abbiamo visto gli esiti dell'ultima, fatta nell'agosto del 2022, le pratiche non solo non si sono ancora concluse, ma che io sappia non siamo nemmeno al 50% delle pratiche evase a quasi 3 anni di distanza. Immaginate cosa significa per una persona fare una domanda e aspettare 3 anni la risposta. A questo si aggiunga che di fatto sono stati molto penalizzati anche i ricongiungimenti familiari. Il ricongiungimento, per chi non lo sa, è quel meccanismo per cui uno straniero residente legalmente può chiamare un proprio congiunto, di solito il coniuge o i figli minori. Ci sono una serie di oneri burocratici molto complicati che rendono molto difficile il ricongiungimento familiare, quindi di fatto non parliamo poi dell'asilo, le cose che diceva Fulvio adesso. Di fatto l'unico modo con cui in Italia si può ancora entrare qualche volta è se si è parenti di cittadini italiani. E questo mi permette di dire che la dice lunga su come è fatta l'Italia, perché le normative sull'immigrazione raccontano anche di come l'Italia costruisce se stessa e la propria identità. In Italia si entra e si ha il permesso di soggiorno se si è parenti di un italiano, un po' come, perdonate il paragone, in Italia ormai si diventa avvocati, notai o medici se si è figli di avvocati, notai e medici, cioè stiamo costruendo una società familista. Che possiamo fare? Ovviamente serve una riforma complessiva delle politiche migratorie. Il testo unico sull'immigrazione, che è la legge fondamentale in materia, compie proprio tra pochi mesi la veneranda età di 25 anni ed è una legge, secondo me, da rifare. Quasi da capo, da zero. Però non dobbiamo nemmeno dare l'alibi ai governi che verranno, perché immagino che con questo governo, diciamo, abbiamo pochi margini di dialogo, non dobbiamo nemmeno dare l'alibi ai governi che verranno di trincerarsi dietro una riforma complessiva, futura, complicata dell'immigrazione, per non fare nulla nell'immediato. Questo purtroppo è già successo. E allora bisogna ribadire che accanto a una riforma complessiva delle politiche migratorie è possibile già da ora fare degli interventi o con piccole modifiche normative o addirittura con normative invariate. Siccome il tempo è poco, vi propongo molto rapidamente 10 proposte, che non sono naturalmente le proposte più belle del mondo,
le butto lì per cominciare a discutere, 10 proposte di interventi che potrebbero essere fatti in tempi rapidi, modificando piccoli aspetti della normativa o addirittura a normativa invariata. Naturalmente sono molto schematico perché i tempi sono brevi, quindi perdonatemi. Prima proposta, modificare in via amministrativa il sistema delle quote. A noi non piace il sistema delle quote, i flussi, la chiamata a distanza, però è anche vero che è gestito male, nel senso che si fa il famoso click day una volta ogni tanto, pochissimi posti a disposizione, tantissime domande, il sistema che si blocca, poi non succede più nulla per un altro anno e mezzo e poi si ricomincia da capo. Allora, immaginiamo un sistema delle quote in cui si fanno più decreti flussi durante l'anno, si fa una sorta, i decreti flussi vengono commisurati alle domande, cioè non esiste che se ci sono 300.000 domande si fanno 20.000 posti disponibili, si fanno dei decreti flussi commisurati alle domande, se ci sono delle domande in eccesso si fa una sorta di graduatoria a scorrimento, cioè io faccio la domanda oggi, non rientro nel decreto flussi, un mese dopo fanno un decreto flussi subito per rispondere alle domande che ci sono e io rientro nel decreto flussi successivo. Ecco, se fosse così il meccanismo del decreto flussi sarebbe più agevole, non sarebbe l'ottimale, ma intanto si comincerebbe ad avere un meccanismo di ingresso legale certo. Secondo punto, tenetemi forte perché questa è la proposta più strong, ma io sono convinto che si possa fare, introdurre nei decreti flussi, nelle quote annuali che si fanno, delle quote specifiche per regolarizzazione, cioè destinate non a persone che stanno nei loro paesi, ma a persone che stanno già qui. Si obietterà che non è possibile. Io non penso che non sia possibile in assoluto, perché nell'articolo 22 del testo unico si dice che le quote sono per gli stranieri residenti all'estero. Una persona che è qui regolarmente è per definizione residente all'estero. È chiaro che è un'interpretazione estensiva, lo so bene, ma non credo che sia un'interpretazione troppo forzata. Tant'è vero che c'è un precedente. Nel 1998, quando fu introdotto per la prima volta il sistema delle quote, il primo decreto flussi, il DPCM 16 ottobre del 98, numero 380, conteneva 38.000 quote per regolarizzazione. È vero che nel 98 la normativa era in parte diversa, ma nelle parti che ci interessano era rimasta invariata. Quindi è possibile farlo, naturalmente bisogna volerlo. E anche questa è normativa invariata. Terzo punto. Agevolare le procedure di ricongiungimento familiare, ritirando, e non dico abrogando, ritirando la circolare del Ministero del 2017, la numero 2805, dico ritirando perché le circolari non sono leggi, quindi non si abrogano, si ritirano. Cosa prevede questa circolare? Una serie di oneri che non c'entrano nulla, che non sono nemmeno previsti dalla legge. Per esempio, per chiamare un proprio congiunto, lo straniero residente deve in pratica far firmare un foglio al proprio datore di lavoro e al proprio proprietario di casa, il che significa rivelare al proprio datore di lavoro che tu vuoi fare il ricongiungimento familiare. Nell'Italia del mercato del lavoro, come è fatto oggi, questo significa che, per esempio, se una donna vuole chiamare il marito, deve andare dal datore di lavoro, deve dirgli io voglio chiamare mio marito. Ve l'immaginate quanti datori di lavoro direbbero «Ah, ma così mi fai un figlio e così non viene più a lavorare da me», no? E queste sono cose che succedono, noi le vediamo quotidianamente agli sportelli. Queste norme, queste regole non sono previste da alcuna legge, quindi abolirle è ottemperare alla legge. Accanto a questo va fatto certo una modifica normativa urgente sul ricongiungimento familiare, abrogando o modificando molto in maniera molto importante le norme sull'idoneità dell'alloggio che oggi impediscono di fare il ricongiungimento familiare. E altra proposta che non è mia ma è della mia amica Alessandra Ballerini, che però mi assicura che non c'è il copyright, quindi citando la fonte la posso citare, introdurre un meccanismo di silenzio assenso nei visti. Cioè, una volta che ho ottenuto l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, perché poi devo andare all'ambasciata, chiedere il visto e spesso l'ambasciata non mi dà il visto? Facciamo un meccanismo di silenzio assenso, io chiedo il visto, se l'ambasciata non mi risponde, io automaticamente posso entrare in Italia. Quinto punto, ci sono con i tempi, sì, c'ho ancora 2 minuti, ce la faccio. Quinto punto, modificare l'articolo 31 del testo unico. L'articolo 31 è quella norma che prevede per i genitori
irregolari di minori stranieri presenti in Italia di chiedere un permesso di soggiorno al Tribunale per i minorenni. La norma recita che il permesso di soggiorno, l'autorizzazione al soggiorno, si può dare per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore. Quindi alcuni tribunali per i minorenni lo danno solo se il minore è gravemente malato. La Cassazione già oggi, con sentenza del 2019 numero 15.750, ha chiarito che la regolarizzazione non richiede affatto questi requisiti, non richiede l'esistenza, dice, di situazioni di emergenza o di circostanze eccezionali collegate alla salute del fanciullo. La portata dell'articolo 31 non si presta a essere costretta nei confini angusti dell'emergenza sanitaria o della grave patologia. Allora, perché sulla base di questa giurisprudenza non si modifica subito con provvedimento urgente l'articolo 31 e si dice semplicemente che il Tribunale per i minorenni può regolarizzare i genitori quando ricorrano motivi connessi con il superiore interesse del minore, secondo la formulazione della Convenzione internazionale. Sesto, ovviamente, introdurre un visto e un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro, questo richiede una modifica normativa, ma non c'è da inventare nulla perché è già contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge della campagna Ero Straniero. Per i deputati e i senatori più pigri si tratta di fare un copia incolla. Ottavo, ritornare alla convertibilità dei permessi di soggiorno già stabilita dal decreto Lamorgese di 2 anni fa e ora abrogata col decreto Cutro, cioè prevedere che quasi tutti i permessi di soggiorno possano essere trasformati l'uno dell'altro. In altre parole, se ho un permesso di soggiorno per protezione speciale lo posso cambiare in lavoro. Questo era già previsto, si tratta di reintrodurlo. Ottavo, questo è difficile da far digerire alla nostra politica, ma è importante, prevedere entro limiti e condizioni tutte da studiare insieme la convertibilità anche dei visti turistici in permesso per lavoro, perché l'Italia è piena di persone che vengono per turismo, stanno 3 mesi, poi trovano un lavoro e non è possibile rimanere in Italia con un contratto di lavoro. Questo è un meccanismo che produce clandestinità. Studiamo un sistema, io non dico che tutti i visti turistici debbano essere da domani convertibili, ma studiamo un sistema. Nono, stesso discorso sui permessi per richiesta asilo. Non dico che tutti i permessi di soggiorno per richiesta asilo possano essere convertibili da oggi in permessi per lavoro, anche lì stabiliamo un criterio ragionevole, ma per esempio se uno straniero ha chiesto asilo ed è 2 anni che aspetta l'esito della sua domanda di asilo perché la commissione non gli risponde, dopo un po' di tempo si stabilisce che se ha trovato un lavoro il permesso per richiesta asilo può diventare un permesso per lavoro e questo sgraverebbe anche i compiti delle commissioni. Decimo e ultimo, non mi soffermo perché ne ha già parlato molto bene Fulvio, mi limito a richiamarlo, sulla protezione umanitaria speciale che il decreto Cutro pretenderebbe di avere abolito, si basava sull'articolo 10 della Costituzione, si basava sull'articolo 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, si basava su una serie di sentenze della Corte europea per i diritti umani, per esempio Amidovic contro Italia del dicembre 2012, quindi possiamo sostenere che quelle norme non sono state abrogate perché non era facoltà del Parlamento italiano abrogarle, perché c'è una normativa superiore. Su questo secondo me dobbiamo fare una battaglia politica e anche giuridica, a partire da fare pressioni sulla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo perché chiarisca questo punto. Mi fermo qui, naturalmente le ho dette in maniera telegrafica e quindi mi scuso se sono stato un po' semplificatorio, ma credo che fosse utile cominciare a discutere anche di questioni proprio, di proposte anche concrete e operative. Vi ringrazio. Grazie. Io vorrei, appunto, continuando questo focus sulle condizioni di irregolarità, chiedere a Marcella Cruz di Sportello 49 quale sia il suo punto di vista, quale percorso andrebbe, appunto, secondo lei avviato. Marcella, ci sei? Ciao a tutti, buonasera. Sì? Vai. Mi sentite? Sì.
o la rendi come un segnale chiaro e di quanto sia ormai in per regolarità in Italia. Come lo ha detto già e lo segnava Stefano, la città di Roma e Lazio, dove si presenta un'infinità di situazioni di precarietà, di disagio, di non accoglienza con riguardo alle badanti golf, che è caporalato di spesso è il nostro problema credo sento male soltanto io no credo yeah. Che non si sente. Marcella, puoi ricontrollare la connessione? È disturbata la linea, non si sente. Ok, vediamo. Se potete passare al prossimo, magari recuperate dopo, Marcella. Sì, forse è la cosa migliore. Intanto magari la chiami per telefono. Ok. Sì, proseguiamo appunto sempre rispetto alla necessità di avanzare delle proposte di legge alternative. Vorrei chiedere a Sally Khan, che ha uno sguardo come in particolare sul mondo del lavoro e considerando l'immigrazione come un dato strutturale del paese, quindi con una prospettiva a lungo raggio, se appunto vi sia questa necessità di una nuova proposta organica di legge. Credo che sia muto, chiuso il microfono. Dicevo grazie a tutti veramente di aver organizzato questo momento di scambio, di riflessione su un tema molto importante, quello della regolarizzazione, che da tanto tempo noi come organizzazione impegnati nel tema dell'immigrazione a partire diciamo dei anni 90 ci stiamo occupando di questo tema e ahimè dico subito una parentesi, condivido appieno gli interventi che sono preceduti da Sergio e di Fulvio rispetto diciamo alla normativa e alcune proposte avanzate qui per quanto riguarda le possibilità di regolarizzare i cittadini migranti. Però io vorrei fare una premessa, noi dobbiamo considerare una cosa, c'è una normativa in Italia che produce irregolarità. Questo lo dobbiamo sempre avere bene in mente, ogni volta che poi dimentichiamo questa parte qui è molto difficile anche diciamo, avanzare nelle proposte diciamo, durature, mi spiego. Noi sappiamo che il permesso di soggiorno, la permanenza dell'immigrato è legata al permesso di soggiorno. Questo con la normativa attuale è questo. E questo ha prodotto tantissime irregolarità negli anni. Oggi come oggi noi abbiamo, le stime ci dicono, sono 600.000 immigrati presenti in Italia senza titolo di soggiorno. E questo però è dovuto a che cosa? Quali sono le motivazioni che hanno portato una fetta grossa di migranti ogni volta a dover ritrovarsi senza permesso di soggiorno? Diciamoci chiaramente perché c'è una normativa che lega la loro permanenza in Italia con un titolo di soggiorno. Okay? Dopodiché è chiaro che qui, in questo momento qui, noi come organizzazioni sindacali, questo è un problema grossissimo perché poi questa grossa fetta di migranti presenti nel mercato del lavoro che lavorano totalmente in nero, no? È un problema anche, diciamo così, per tutti gli altri lavoratori che sono regolari, che hanno dei contratti, tutto quanto. Quindi c'è un dumping contrattuale fortissimo che rischia veramente di, anzi, lo stiamo vedendo, portano veramente alla riduzione dei diritti del lavoro di tutti. Noi abbiamo questo tipo di ragionamento che stiamo facendo. E quindi è chiaro che
non possiamo non pensare a una regolarizzazione semplice, come si faceva una volta. L'avete detto tutti, che l'ha detto la regolarizzazione che c'è stato con il ministro dell'agricoltura ha fatto flop, qualcuno diceva 50% delle domande non sono state neanche evase, ma abbiamo anche un sacco di rigetti, tutte quelle persone lì sono ritornate nella irregolarità. Non mi piace il termine clandestinità, perché poi le parole pesano, questi sono stati messi in condizione di essere irregolari. Allora, se questo è un dato che noi ci ritroviamo da anni, ormai Stefano, con chi abbiamo fatto tantissime battaglie, sappiamo benissimo che questa normativa produce clandestinità. Fanno le grosse sanatorie, l'ultima che l'ha fatto il governo di centrodestra, era quella più semplice, lavoro domestico, emersione del lavoro domestico, e fecero 700.000, perché lì, no, in maniera molto utilitaristico hanno fatto quella regolarizzazione, ma portò sicuramente da una parte a regolarizzare 700.000 persone. Ok? Però dobbiamo sempre tenere presente che durante le crisi, soprattutto stiamo parlando del 2008, passando del 2008, poi altre crisi, hanno portato comunque, diciamo così, nel mercato del lavoro, riduzione dei posti di lavoro, cassa integrazione, licenziamenti collettivi. È chiaro che poi gli immigrati dentro quel quadro lì rappresentano l'anello debole, anche se noi come sindacato cerchiamo sempre comunque di garantire a loro la possibilità di usufruire, diciamo così, dei sostegni previsti dalle normative. L'abbiamo fatto anche durante la pandemia, perché durante la pandemia molti migranti sono rimasti all'estero, no? E sono aperte le procedure di licenziamenti o di cassa integrazione con dei incentivi. Abbiamo fatto un enorme sforzo per cercare di inserirli nei piani, diciamo così, di integrazione al reddito. Detto ciò, è un problema grossissimo per il paese, è un tema centrale e paradigmatico. Il fatto di avere immigrati regolari è un bene per tutta l'economia, perché facendo dumping non solo tra i lavoratori, fanno dumping anche, diciamo così, tra cosiddette aziende virtuose e quelli illegali, perché poi questa massa di immigrati che ogni volta, no, vengono, perché ogni 3-4 anni vediamo che la stessa quantità di persone che ritornano nell'irregolarità sono gli stessi dagli anni 90 fino adesso. Poi si fanno le sanatorie, prima erano più semplici e man mano comunque si è cercato un po', da un lato molto ipocritamente, diciamo, di rispondere, dico, a questo governo che sta in questo momento attuale, dicendo che praticamente ci sono aziende che stanno richiedendo fortemente manodopera non qualificata. Quindi da quel lato lì c'è la necessità di regolarizzare, perché non dicono che hanno bisogno, diciamo, di qualificata, manodopera straniera addirittura. L'avete visto ultimamente nei giornali, è emerso molto una grida d'allarme da parte delle aziende in tutti i settori, dalla costruzione al lavoro di cura, alla ristorazione, tutti i settori produttivi. Allora, quando c'è una necessità di un mercato del lavoro che ha bisogno di manodopera straniera, è chiaro che bisognerebbe dare la possibilità a queste persone di regolarizzarsi. E noi lì che dobbiamo puntare, le contraddizioni di questo governo, che da un lato grida, diciamo, ancora una volta all'invasione, grida ancora una volta, diciamo così, agli arrivi, diciamo così, che rischierebbero di compromettere chissà che cosa. Allora, uno, intanto bisognerebbe prevedere un sistema di ingresso regolare. Mi pare che nei 10 punti che Sergio elencava, i permessi di soggiorno per ricerca lavoro. Le persone devono poter venire in Italia regolarmente. Questo, diciamo chiaramente, eviterebbe tutte queste persone che vengono tramite le rotte così pericolose. È banale, ma lo ripetiamo da tanto tempo, ma io vorrei insistere, perché la ripetizione è pedagogica, e che queste persone sono molto bravi, diciamo così, a fare molta propaganda, ma in realtà le cose sono ben diverse. Tralascio il tema demografico, che anche su quello bisognerebbe sviluppare un ragionamento a sé. Quindi
c'è una necessità di regolarizzare le persone, c'è un forte bisogno dell'Italia, ma non solo dell'Italia, di tutta l'Europa, no? Di avere una circolazione libera delle persone e di poter poi, come dire, assumere nei luoghi di lavoro. Quindi io dico una cosa, il decreto Cutro, come al solito, quando fanno le normative che contrastano quei dettami costituzionali, Fulvio mi insegnerà, noi siamo andati nei tribunali, l'80% dei ricorsi li abbiamo vinti. Su questo mi dispiace, perché poi dovremmo ancora una volta riempire i tribunali di ricorsi, vincerli, che poi questa cosa, diciamocelo pure, costa alla collettività, tutti, perché poi i tribunali, i ricorsi costano, i tempi sono lunghissimi, visto anche, diciamo, i problemi di lungaggine, chiamiamo, nei tribunali. Buon senso vorrebbe che evitassimo questi ricorsi. Questo è un argomento anche forte sul quale comunque implementare il nostro ragionamento. L'altra cosa che secondo me dovremmo cercare di consegnare, diciamo così, ai politici, è quello di, per quanto riguarda, diciamo così, la necessità di fare due cose. Uno, una riforma organica sul tema dell'immigrazione urge. Una riforma organica urge, e ci sono tantissime proposte di legge lì nel Parlamento che possiamo tranquillamente rispolverare. È chiaro che in questo momento, in questa fase, c'è, come dire, si va a toccare, diciamo così, un tema che, diciamoci pure, la sinistra per tanto tempo ha avuto un po' di timidezza. Ora che poi le contraddizioni si stanno vedendo, ci sono tanti problemi da parte delle aziende a reperire manodopera locale, dovremmo cercare anche lì di veicolare un messaggio di verità, di raccontare le cose come stanno. Perché altrimenti, perché si parlava di comunicazione, la comunicazione che passa nei mass media, nella gente, purtroppo ha convinto le persone che c'è un'invasione, che comunque la presenza degli immigrati regolari, no, toglierebbe qualche diritto, qualche privilegio agli autoctoni. Questa cosa non è vera, va smontata totalmente. E quindi io penso che le iniziative che si sono fatte negli ultimi anni sono bellissime iniziative. Dobbiamo continuare, no, a non solo fare queste riunioni di questo tipo, darne anche un ampio respiro, allargando un po' anche il dibattito a tutte le forze politici dell'opposizione, ma anche no, perché potrebbe essere anche, come dicevo, dentro la maggioranza stessa, come hanno fatto negli ultimi mesi, gente che spinge, perché le aziende e le organizzazioni datoriali stanno spingendo affinché si facciano una regolarizzazione. Quindi su questo io sono convinta che non è per adesso, ma se facciamo un'operazione di informazione, comunicazione giusta, facendo anche, diciamo, leva sulle contraddizioni che questo governo sta mettendo in campo rispetto a tutto il tema, diciamo così, del lavoro. Oggi è stato presentato il decreto inclusione lavoro, che sostituisce il reddito di cittadinanza. Su questo ci stiamo lavorando, però il tema centrale è quello di fare in modo di far capire alla cittadinanza, e lo dobbiamo fare in tutti i nostri sedi, qui sono presenti diversi soggetti che lavorano nel campo dell'immigrazione, fare operazione, diciamo così, di controinformazione rispetto alle inadeguatezze che dicono sul tema dell'immigrazione. L'altra cosa che bisognerebbe veramente riprendere è il tema della cittadinanza, perché anche lì lo stiamo tralasciando, ma un problema che diventerà veramente una bomba che scoppierà, perché moltissimi adesso di questi ragazzi di seconda e terza generazione che non hanno la cittadinanza, veramente hanno un progetto migratorio, no? Anche all'interno dell'Unione Europea, che non possono farlo, cioè hanno proprio difficoltà anche, diciamo, di vivere la loro vita come si deve. Il tema della cittadinanza è importante, perché attiene anche al lavoro che questi ragazzi vorrebbero fare un domani, e sono ragazzi in cui l'Italia ha investito
sono ragazzi italiani di fatto, ma quello è un tema anche molto urgente sul quale devono andare a pari passo, da una parte regolarizzazione, tutto qua, ma dall'altra parte anche questi cittadini che devono avere la cittadinanza, che andranno anche loro a lavorare, diventeranno lavoratori, ma se, come dicevo, c'è sempre questa norma a buoni fini, rischiano anche loro di ritrovarsi, no? Con come dire, irregolari. Quindi non dimentichiamo anche questo aspetto qui, perché poi noi tutti ci lavoriamo sull'immigrazione, sappiamo bene l'impatto che hanno queste normative, ma anche questi circolari interni che spesso sono a discrezione delle questure, qualcuno espansivi, qualcuno che capiscono che l'inclusione, no, è, diciamo, la miglior cosa per un territorio, diciamo quelli lungimiranti, quelli un po' più seri, penso, ci lavorano, e quindi lì c'è una fetta di popolazione che ben integrata, non ci sono problemi, ma ci sono altre situazioni molto più complicate dove le questure praticamente si sostituiscono al legislatore, ma non solo le questure, ma anche in maggior parte della pubblica amministrazione. Mi fermo perché avrei tante cose da dire, ma sono disponibile eventualmente alcune chiarimenti, domande. Grazie. Grazie a te. E sì, Marcella Cruz può intervenire ora? La connessione è buona, magari lasciamo la parola a lei. Allora, provo. Mi sentite? Sì. Ok. A volte sembrerebbe di sì. Va bene. Va via un po' la segnale, qua è un bunker praticamente. No, grazie per l'invito, veramente, sentire diverse idee che ci stanno uscendo qua per noi è molto importante. Ovviamente, soprattutto vorrei iniziare a parlare della cittadinanza. Non è possibile che continuiamo a vivere sotto la ipocrisia con i nostri figli nati a Roma, al gemelli, e che ancora non hanno un permesso, una cittadinanza, perché devono essere allegati al permesso della madre. Veramente, correggetemi se sbaglio, ma se potesse capovolgere la legge del 92, sempre che i ragazzi o le ragazze mi chiedono qua allo sportello qual è il tuo punto, qual è il tuo obiettivo, è arrivare a che noi avremo un giorno almeno il diritto al voto, alle regionali, alle comunali. Ah, ma quello è politica, ma è la politica che ci mette a noi le leggi, quindi io mi devo interessare per la politica a questo punto, giusto? Quindi una delle cose che magari si deve parlare quando si parla di immigrazione, perché no, è il diritto al voto, il diritto al voto almeno alle comunali e alle regionali, come succede già in altri paesi. Gli immigranti o i cittadini residenti già con 5 anni possono avere il diritto al voto. Quindi la prima cosa che io punto sempre e cerco di parlare con tutti quelli che frequentano lo sportello sociale 49 è che noi dovremo avere già il diritto al voto, cosa che voi ben sapete è lontano anni luce, no? E l'altro punto che a noi ci fa molto male fino al giorno di oggi, e la gente forse lo inizia a capire, è che non è possibile che i nostri figli nati qua, essendo nati qua ancora, devono essere collegati alle carte soggiorno, ai permessi soggiorno di noi mamme. Noi mamme che forse siamo nate in un altro paese, ma loro sono nati qua, fanno la scuola qua. E pensare che il problema del lavoro in Italia, no? Come è successo nella pandemia del Covid, quando è uscita la sanatoria con la ex ministra Teresa Bellanova, pensare che i nostri figli devono continuare a crescere e subire, anche magari essendo nati qua, quando loro diventeranno lavoratori, dovranno pagare il prezzo che magari, se non li riesce a passare la cittadinanza, dovranno diventare anche loro lavoro subordinato o carta soggiorno indeterminata senza diritto al voto. Quindi queste cose, come diceva la persona prima di me, ovviamente è un punto di riferimento. Io direi la prima cosa, soprattutto sapendo che siamo 600.000 migranti senza un permesso di soggiorno, è di essere regolarizzati quelli che stiamo già qua. La prima cosa fondamentale per noi
è che tutte le persone che stanno già sul territorio italiano devono essere regolarizzati. Cioè la sanatoria 2020, che molti ovviamente è andata al fine che non volevamo fare, ma è andata male, visto come è stata gestita, lavoratori precari delle questure, 1200 licenziamenti, 20.000 lavoratori migranti aspettando un permesso di soggiorno, e in questo periodo di tempo si vedono denegati sia i lavoratori stranieri, si vede denegato la tessera sanitaria, le cure mediche, e i suoi figli, perché dietro ogni lavoratore c'è una famiglia, si vedono denegati anche il dottore di famiglia, cioè non possono nemmeno accedere a un servizio che già si paga, come ben sapete, molti si sono pagati la sanatoria da tasca sua, quindi è una schiavitù legalizzata ovviamente, io ti pago i contributi, ti lavoro, ti verso tutto quanto, ma non ho in cambio tutti i servizi. E tempo fa mi scrisse una persona italiana su una denuncia cittadina che abbiamo fatto, denunciando che una persona in sanatoria era malata e in cambio non aveva nemmeno il diritto di avere la tessera sanitaria. L'abbiamo accompagnata, l'abbiamo assistita fino alla fine, e una persona ci dice se noi italiani non abbiamo il servizio, tanto meno voi. E le ho detto, mi ricordo che le ho detto, per questa cosa che dobbiamo lottare tutti insieme, perché i servizi che tu paghi anche tu le dovresti avere in cambio, no? Quindi c'è una comunicazione che passa tra la TV, tra i giornali, l'invasione, gli stranieri che ti rubano il marito, che ti rubano il lavoro, ti rubano tutto qua. Passa questo messaggio molto negativo, senza accorgersi veramente che ci stanno rubando a noi i diritti essenziali, no? E questa persona alla fine mi scrisse e mi dice... hai ragione, dobbiamo lottare per i diritti essenziali che noi non abbiamo, punto. Quello che riguarda i ricongiungimenti, qua abbiamo visto un deserto totale, c'è una famiglia pakistana che ha provato a fare un ricongiungimento da 3 anni, quando la legge ti dice di fatto che al massimo sono 12 mesi, li mettono un sacco di ostacoli, la idoneità alloggiativa, lo stipendio, quanto guadagni, non ti rispondono le PEC, quindi non funziona neanche diciamo l'apparato delle questure, non riesce a dare risposta non solo alla gente in sanatoria, ma anche a chi sta a procedere con un ricongiungimento familiare. È impossibile che la gente rimane ancora chiusa 3 anni per fare un ricongiungimento familiare, o dopo 3 anni ricevere la risposta di un accesso agli atti dove ti dice hai perso il lavoro e tu non lo puoi avere, ma all'epoca che si è mandato la richiesta del ricongiungimento magari il reddito era avanzato, no? Con riguardo alla sanatoria 2020, noi abbiamo portato avanti certe vertenze, certe lotte, continuiamo a portarle avanti, unendo anche le persone che stanno facendo l'asilo politico, perché a queste persone ultimamente non gli viene concesso di fare un conto di base. Un conto di base magari si è fatto, gli viene versato lo stipendio, ma poi dopo la posta ti blocca anche lo stipendio, no? E le persone in sanatoria stanno affrontando pure questo problema, che stanno a lavorare, le depositano lo stipendio, ma dopo non riescono a riprenderlo nei conti. Quindi vediamo che tutta l'apparato del governo che permette questa illegalità, vediamo anche come chi è commercialista, gli piace fare business sui contratti dei lavoratori precari. Soltanto l'esempio delle colf è l'esempio più grande, perché le ragazze lavorano 54 ore e in contratto le viene dichiarato 25 ore, che è il minimo. Quindi da lì noi iniziamo a denunciare. Quando noi denunciamo, ovviamente ci rispondono che il datore di lavoro non ha abbastanza reddito per riuscire a pagare
contributo di 400 euro e passa più è lo stipendio, no? Quindi quando andiamo a fare all'ispettorato le denunce o quando andiamo a denunciare lo sfruttamento di lavoro, ovviamente è difficile fare arrivare l'avvertenza a fine e avere un successo positivo, perché adesso neanche ti lasciano a volte fare la denuncia, no? E quindi noi vediamo, ce ne accorgiamo che ovviamente il governo è quello che permette, consente il lavoro in nero, la precarietà e il non avere la cittadinanza per i nostri figli, perché magari se ci fosse la cittadinanza per i nostri figli, loro hanno paura di regolarizzare ovviamente famiglie intere, vero? Però questo ovviamente sta creando, come diceva la collega della CGL, ovviamente sta creando una bomba, perché i nostri bambini continuano a crescere, sono qua presenti, ovviamente spero che più avanti ci saranno vertenze e lotte più forti anche a livello nazionale per difendere il diritto alla vita. Con riguardo al decreto Cutro, quello che è successo ovviamente è orroroso, lo abbiamo visto dal 2008, come questa situazione del cimitero a cielo aperto del Mediterraneo ogni volta diventa più terribile, no? Pensiamo che prima si salva la vita e dopo tu puoi discutere come ti vuoi muovere. Con riguardo ai CIE, noi abbiamo avuto poco fa un rimpatrio dove il ragazzo non le hanno fatto andare al CIE, però lo hanno seguito chiamandolo a firmare e le hanno costretto psicologicamente a uno stress tan forte che all'improvviso le avevano trovato un volo. Tutto quanto, il ragazzo ha detto firmo e me ne vado, era disperato, era distrutto. Perché ovviamente passa nel mass media che le persone che sono di colore sono spacciatori, e le rumene, le africane sono prostitute, e che quelli che lavorano nel campo ovviamente fanno anche spaccio nella campagna, e così abbiamo visto anche morire una delle nostre compagne bruciate in una di queste case là in campagna, no? Con tutto questo io voglio dire, almeno nel mio punto di vista è diritto al voto, magari ribaltando la legge del 92 per tutti noi, almeno per per quelli che abbiamo residenza da 5 anni, perché bisogna rompere queste strutture che magari tengono queste idee da omofobi. Bisogna rompere questi patroni, no? Io penso che dando anche il diritto al voto a noi sarebbe una gran bella idea, e vogliamo lottare anche per la cittadinanza, perché sì o sì i nostri figli devono essere riconosciuti, non possiamo creare cittadini classe A e classe B, e ovviamente vogliamo una sanatoria per tutti che possa regolarizzare 600.000 immigranti senza permesso di soggiorno, sui quali dobbiamo stare sempre zitti ad accettare quello che dice il padrone. Quindi le nostre iniziative per adesso sono il diritto al voto, la cittadinanza per i nostri figli, i sanatoria per tutti quelli che siamo già sul territorio italiano. Ovviamente concordiamo che bisogna ovviamente abolire la Bossi-Fini per creare corridoi umanitari che permettano alle persone di arrivare in un canale sicuro, questo sì. Quindi le nostre proposte sono cittadinanza per i nostri figli, diritto al voto e una sanatoria per i 600.000 migranti in Italia. Grazie Marcella, grazie di cuore. E Luca Di Sciullo, per noi è un'autorità, e grazie a IDOS che ci arriva ogni anno quella che per chi si occupa di immigrazione è la sorta di strumento di lavoro fondamentale come il dossier statistico. Non li ringrazieremo mai abbastanza. Grazie, ma grazie a voi, sì, mi imbarazzate. Ecco. È la realtà. È colpa tua. Continua da tanti anni. con Luca il tema si è cercato poi
parlandone in privato, e a me, devo dire, è piaciuto sentire da un istituto di ricerca che quindi conosce quantità e tipologia delle persone che sono in Italia che non hanno ancora la cittadinanza, maledetta legge 91 e maledetto capitolo C della Convenzione di Strasburgo, Marcella, altrimenti ce l'avreste il diritto di voto. E, dicevo, voi avete un quadro estremamente preciso dal punto di vista nazionale, e da voi sento parlare di regolarizzazione permanente, che per certi luoghi è quasi una bestemmia, fa tremare veramente le vene ai polsi. Dietro però c'è un discorso che è strutturato, che è profondo. Io vorrei che tu toccassi questo punto, che a mio avviso è un altro elemento dirompente che ci consentirebbe, se avvenisse, di rovesciare l'agenda politica, perché noi ci facciamo dettare l'agenda politica, lo dicevo dall'inizio, dai media e dai politici che fanno speculazione sulla paura. Dobbiamo rovesciare il quadro e dire no, le abbiamo noi delle idee che risolvono i problemi. Grazie Luca. Grazie Stefano, grazie Sergio, grazie a tutti voi, no? Anche per questo attestato di stima che condividerò con i colleghi, saranno molto contenti, e che naturalmente è molto ricambiata, perché mi sento a casa mia, in mezzo a voi che siete dei cari amici, insieme a tutte le persone che mi seguono. Ma diciamo, guardando un po' in retrospettiva, il nostro paese è un paese di immigrazione da 50 anni, dal 1973, quindi 50 anni precisi, si possono dividere a metà. Un primo 25enne dal 73 al 98, che è una data fondamentale perché è il varo del testo unico, l'Italia ha vissuto e ha guardato all'immigrazione soprattutto nell'ottica dell'emergenza, facendo un errore prospettico simile a quello che fece la Germania dal secondo dopoguerra, e cioè credendo che l'immigrazione tanto sarebbe stato un fenomeno contingente, temporaneo, saremmo presto diventati nuovamente un paese di emigrazione. Avevamo alle spalle 100 anni di sono partiti quasi 30 milioni di italiani in 100 anni, quindi non eravamo abituati a diventare un paese di immigrazione. Tutte le leggi che si sono succedute negli anni successivi, la prima dell'86, legge Foschi, la legge Martelli, lo ricordiamo tutti, e poi anche spinta da quella grandiosa manifestazione antirazzista che ancora oggi, quella dell'89, rimane la più grande che l'Italia abbia mai conosciuto, per la morte di Jerry Maslow, un bracciante. Quanti Jerry Maslow oggi muoiono nelle nostre campagne, quanta indifferenza oggi. Quindi dovrebbe chiedersi anche come siamo cambiati da un punto di vista proprio antropologico, nella incapacità di provare una empatia. Poi lo ricordiamo, nel 95 non passò la riforma di legge sotto il governo Dini, però passò la regolarizzazione. E poi finalmente nel 98, dopo 25 anni, ci siamo finalmente accorti che l'immigrazione non era un fenomeno passeggero, era un fenomeno strutturale, come dicono gli esperti, e aveva bisogno di una legge quadro, di una legge organica. Ecco che uscì nel 98, che fu poi il risultato anche di tante mediazioni, qualcuno dice compromessi, era appena finita la Prima Repubblica, c'era una mentalità comune. Ma nel 91 già avevamo avuto sentore della nuova lente attraverso la quale avremmo visto primariamente l'immigrazione nei successivi 25 anni, cioè dal 98 fino ai giorni nostri. Nel 91 ci fu, come molti di voi sanno o ricordano, la venuta della nave Vlora, 17.000 albanesi tutti assiepati a Bari, sappiamo tutti come li abbiamo trattati in quell'occasione, forse manganellate, rinchiusi nello stadio di Bari, sotto il sole cocente, trattamento che solo pochi mesi prima era stato del tutto opposto, quando erano venuti invece con pochi barchini a Brindisi. E lì, nell'agosto del 98, la Gazzetta del Mezzogiorno aveva titolato «Invasione a tutta pagina».
con questa foto della nave Flora. Ecco, quella sarebbe diventata la parola d'ordine, o forse meglio la lente attraverso la quale avremmo visto l'immigrazione nei successivi 25 anni. Quindi noi abbiamo dal 1998 al 2023 assunto un atteggiamento di paura dell'invasione e quindi un approccio marcatamente securitario verso l'immigrazione. Ma non è che questo approccio securitario abbia scalzato la visione, diciamo così, la visione emergenziale del primo 25 anni. No, si è sommata a quella. Quindi noi guardiamo all'immigrazione come un fenomeno da una parte emergenziale ancora oggi, da una parte securitario. Non solo, però io voglio qui notare che a parte il decreto Lamorgese, che come sappiamo è frutto del secondo governo Conte, quindi un governo più allargata, però da 25 anni le leggi sull'immigrazione in Italia vengono quasi tutte, e comunque le più fondamentali, sono state ininterrottamente varate e promosse da partiti dichiaratamente xenofobi e anti-immigrati. Sono un quarto di secolo che l'Italia fa leggi che vengono promosse da queste forze politiche. E quindi da 25 anni noi abbiamo assistito a una demolizione pezzo dopo pezzo, o comunque a un restringimento, a una mortificazione del testo unico. A partire dalla Bossi-Fini, poi dal pacchetto sicurezza di Maroni, e poi certamente c'è stato anche Minniti, per carità, ma poi ci sono stati i decreti Salvini, il decreto Lamorgese che ha in parte abolito le norme che già erano state ritenute peraltro incostituzionali o comunque in conflitto col diritto internazionale, le direttive europee e poi questi ultimi decreti Piantedosi e Cutro. Ecco, questo modo, queste, come si può dire, queste non politiche, questo sistematico mantenimento dei migranti in una condizione di precarietà e di fragilità giuridica e di restrizione sempre più alta dei loro diritti, anche in spregio e in spregio, direi, sia del diritto internazionale, sia di quello costituzionale, anche dei principi di civiltà. Cosa ha provocato? Ha provocato che per tanti decenni ha reso una intera popolazione estremamente ricattabile. Quindi in uno stato di inferiorizzazione. Noi l'abbiamo visto attraverso i numeri sotto due punti di vista. I due punti di vista principali: l'inserimento sociale dei migranti. Per inserimento sociale noi possiamo intendere due cose fondamentalmente. L'accesso ai servizi fondamentali, servizi e beni fondamentali di welfare, la casa, l'istruzione, la sanità, la previdenza e così via, ma anche la partecipazione attiva alla vita collettiva, all'inserimento sociale. In tutto questo lunghissimo periodo in cui abbiamo inferiorizzato queste non politiche, sono state funzionali al mantenimento di non persone, come diceva Dall'Ago, ecco, noi abbiamo provocato una massa di persone assolutamente ricattabili. Quindi sul piano dell'inserimento sociale in che modo? Facendo prevalere e poi affermando e poi rendendo strutturali e adesso addirittura rendendo cronici dei modelli di subalternità sociale. Io direi che il motto che abbiamo sentito qualche anno fa, negli anni 2018-2019, durante il salvinismo, prima gli italiani, un national first, come è stato declinato anche all'estero, prima di essere uno slogan, era già una realtà di fatto. Perché nell'inserimento sociale gli stranieri erano strutturalmente in una situazione di subalternità rispetto agli italiani, nell'assegnazione delle case popolari, nell'ottenimento degli assegni familiari, nei bonus bebè, nei bonus mensa, nell'accesso ai trasporti comunali, nell'accesso al reddito di cittadinanza, nell'accesso alle forme di sostegno al reddito.
Noi abbiamo visto comuni, enti locali, addirittura strutture nazionali come l'INPS, per esempio, introdurre, continuare a introdurre requisiti sbarramento riservati solo ai migranti, requisiti assurdi che fanno appello, per esempio, a una residenza o meno decennale. Io vorrei ricordare, è uno dei requisiti fondamentali addirittura del reddito di cittadinanza. Il vecchio reddito di inclusione aveva un requisito di 2 anni, è stato quintuplicato. Oppure l'accesso a queste forme di sostegno a migranti che abbiano solo il permesso di soggiorno di lunga durata. Tutti requisiti che vengono puntualmente bocciati dalla giurisprudenza, cioè dai giudici, e che però vengono poi puntualmente reintrodotti da comuni, enti locali, istituzioni nazionali. E poi dal punto di vista dell'inserimento occupazionale, noi abbiamo invece adottato e reso cronico un modello di segregazione occupazionale. E noi da decenni incanaliamo in maniera massiva e teniamo schiacciati tutti gli stranieri, come sappiamo, ai livelli più bassi della scala delle professioni, professioni più precarie, più pesanti, più pericolose, meno pagate, più squalificate socialmente, lavori sporchi, pericolosi e squalificati, inglesi o gli anglosassoni, no? Dangerous, demeaning e dirty. Ecco. E noi sappiamo tutti quali sono. Quindi questa situazione di inferiorizzazione per legge, che produce, come è stato già detto, anche tante irregolarità, è funzionale a tutto un sistema economico e sociale che attinge nelle sacche sempre più larghe della irregolarità o anche della precarietà giuridica di queste persone per fare i propri interessi, ovviamente. Ci sono interessi trasversali, per esempio nel campo economico. Ma è ovvio che dalla grande impresa alla famiglia della porta accanto, avere manodopera ricattabile e ovviamente fa l'interesse sia per chi deve prendere semplicemente una badante, sia chi deve prendere lavoratori nell'agricoltura e così. Quindi noi abbiamo osservato, prima cosa, abbiamo osservato un andamento giuridico e legale ininterrottamente vessatorio, inferiorizzante verso i migranti, anche all'alternanza dei governi. E noi possiamo dire con assoluta certezza che nella politica italiana vige un pensiero unico, bipartisan, trasversale sulle politiche migratorie. Chi con azioni, chi con omissioni, hanno tutti sostenuto la stessa linea politica da 25 anni. Cosa fare rispetto a questo? Noi abbiamo avuto, tu mi dicevi Stefano, no, di parlare delle regolarizzazioni, noi ne abbiamo avute una nell'82, era una piccola regolarizzazione, 2.000 regolarizzati, poi quasi tutte alle scadenze di rinnovo normativo, una nell'86, 118.000 domande, 105.000 regolarizzati, una nel 90, una nel 95, ripeto, il governo Dini non passò la riforma, però passò la regolarizzazione, una nel 98, la più grande, l'abbiamo conosciuta nel 2002 con la Bossi-Fini, la sappiamo tutti noi, una nel 2009, una nel 2012, penso che siamo stati l'unico paese, sicuramente in Europa, se non in tutto l'Occidente, a varare non una, ma ben 2 regolarizzazioni in anni di crisi globale. Una cosa incredibile. Poi nel 2020. In tutto abbiamo avuto 2.500.000 di domande e circa 1.800.000 stranieri regolarizzati lungo tutto questo lasso di tempo. Uno si aspetterebbe che l'immigrazione irregolare sia sparita, sia del tutto riassorbita. E invece no. Avete detto voi stessi, a 500.000 e 600.000 regolarizzati resiste uno zoccolo duro che, alla luce di quello che ho appena detto, è voluto, è politicamente voluto. Cioè, su questo dobbiamo essere chiari. C'è una ormai acclarata volontà politica
rischia di creare irregolarità e di creare una fascia sociale svantaggiata. Io cercherei di dare qualche input, se mi permettete. Per esempio, si è parlato della cittadinanza. C'è da riformarla, è una legge scandalosa, è addirittura più restrittiva di quella del fascismo. Penso che noi siamo l'unico paese, non tanto che adotti lo ius sanguinis, questo lo fanno tanti in Europa, il Portogallo, la Germania, non è questo il punto. Il punto è che il nostro ius sanguinis addirittura non prevede sbarramenti al risalimento delle ascendenze italiane. Questo significa che paradossalmente uno che può vantare ascendente addirittura precedente all'unità d'Italia, questo è un paradosso, riceve la cittadinanza italiana più facilmente di un immigrato che magari è qui di terza generazione, perché questo si chiama già le terze generazioni. Io vorrei dire, ma sulla cittadinanza assumiamo un'ottica preventiva, non premiale. Questa è un po' una novità, io la sottopongo alla vostra attenzione. Bisognerebbe non darla alla fine di un processo di integrazione come un premio, come una ciliegina sulla torta. Se la cittadinanza è un pacchetto di diritti da esercitare e da spendere, questo va dato all'inizio del processo di integrazione. Perché è sulla base dei diritti di cittadinanza che uno si può, esercitandoli, si può integrare. E ovviamente ci sarebbe da allargare le quote annuali sulla base dell'effettivo fabbisogno del mercato occupazionale. Questo governo, con il decreto Cutro, prevede finalmente una programmazione triennale, dice che renderà le quote più aderenti al fabbisogno. Io però voglio ricordare che anche quando funzionava, cioè prima del 2011, l'ultima regolarizzazione con quote accettabili rispetto al fabbisogno 2010, perché poi dal 2011 sono attestate a poche decine di migliaia, intorno a una media di 30.000, lo sappiamo, poi peraltro sono state regolarizzazioni camuffate, grazie, si fa per dire, alla Boschini, che ha reso impraticabile i meccanismi di assunzione degli stranieri, non solo ha dimezzato il tempo massimo di durata dei permessi di soggiorno, ma abolito l'ingresso per ricerca di lavoro, come già stato detto, e poi questa chiamata nominativa assurda dall'estero senza mai essersi conosciuti, una fascia di popolazione che nel 75% dei casi è assunta da piccole imprese o da famiglie, che non bisognerebbero mai di mettere in casa a badare ai propri cari non autosufficienti, uno che non hanno mai visto, no? Quindi è veramente qualcosa di surreale. Bene, l'ultima fu 180.000 nel 2010. Adesso il governo propone di aprire, ma bisogna aprire, ma per necessità, non è una bontà. Noi sono 3 anni che abbiamo record negativi dall'Unità d'Italia di nascite, siamo in una denatalità spaventosa. Durante il Covid sono andate in crisi intere filiere. Vi ricordate che avevamo bisogno, temevamo che nei supermercati non ci fossero più prodotti. Abbiamo vissuto 3 crisi globali in meno di 25 anni che hanno messo in ginocchio le economie di tutti i paesi più ricchi e hanno messo in crisi anche la nostra. Cosa significa una demografia in crisi cronica? Significa che non ci sono più leve produttive, si restringe la base occupazionale, si perdono i lavori, chi fa in pensione non ha un ricambio, si perde in competitività e innovazione. Noi indietreggiamo, non teniamo il passo con le altre economie, perché abbiamo lavoratori troppo vecchi. Inoltre aggiungeteci che proprio per questi motivi è ripresa l'emigrazione italiana e straniera, degli stranieri in Italia all'estero. Ma certo che dobbiamo aprire, ma non è un atto di bontà di questo governo. È una visione miope, perché alla base del decreto Cutro si pensa di combattere l'immigrazione irregolare non aprendo canali regolari di ingresso, ma semplicemente allargando le maglie dei decreti flussi, che comunque mantengono, se non si rifà una riforma organica, come è stato detto, di tutta la legislazione sull'immigrazione, mantengono comunque le loro storture.
ci saranno comunque troppi diciamo, ingressi fittizi, perché le quote sono riservate a conversioni di permessi di soggiorno, il che non fa altro che certificare che il decreto flussi sono delle regolarizzazioni camuffate, oppure troppo rivolte solo a lavoratori stagionali, mentre il nostro mercato ha bisogno di lavoratori strutturali. Poi bisognerebbe rendere la caduta nell'irregolarità un'estrema ratio, non la norma. E peraltro conviene allo Stato. Mandare tanta gente nell'irregolarità, nell'invisibilità, non è che si fa male solo a loro, ci facciamo male da soli, alimenta l'evasione fiscale sia dei lavoratori stranieri sia dei datori di lavoro disonesti. Quindi, certo, una regolarizzazione permanente su base individuale, almeno finché non cambiamo le norme che riproducono la irregolarità, che poi non riusciamo a smaltire con le regolarizzazioni una tantum. Che cosa significa regolarizzazione permanente su base individuale? Ogni volta che uno cade nell'irregolarità si considera il caso specifico, e se ha ormai una storia di integrazione in Italia con la famiglia, con il lavoro, eccetera, ma certamente attivare dei meccanismi di immediato ripristino della regolarità. Per esempio, prevedere percorsi di reinserimento lavorativo per i migranti irregolari, così da consentire loro di riacquistare la regolarità. Le espulsioni tanto non funzionano, prendiamone atto una volta per tutte. I CPR sono le carceri legalizzate, non c'è pure il giudice di sorveglianza, quindi chi subisce abusi nei CPR non può neanche rivolgersi alla giustizia, se una vergogna. E diventano legali. Noi abbiamo visto i casi di suicidio aumentare nei CPR. Qual è il risultato? Che dopo che tu esci dal CPR ti viene dato il foglio di via, e quello che lo Stato non è riuscito a fare in tutto il periodo di detenzione amministrativa, viene chiesto che venga fatto da parte del migrante con le sue forze. Ma questo è assurdo, tant'è vero che poi si disperdono irregolari sul territorio. Ci sono tante cose, insomma, da rivedere, adesso non voglio andare oltre. Bisognerebbe ridurre i tempi di attesa sia della regolarizzazione, l'ultima è stata un disastro, sia ma anche delle pratiche di discriminazione anagrafica, perché oltre alle discriminazioni istituzionali ci sono quelle burocratiche. Se tu non vieni convocato per mesi per perfezionare la tua pratica di iscrizione anagrafica, resti escluso da tutta una serie di diritti. E anche le domande di asilo, l'attesa dei nulla osta. Bisogna eliminare un po' questo limbo che si crea. Ecco, non voglio insomma andare oltre, però mi sembra che diciamo, i numeri dicono che c'è da troppo tempo un sistema organico di inferiorizzazione e di toglimento dei diritti e di mantenimento in uno stato di subalternità, di segregazione dei migranti. Comodo a tanti, fa comodo alle classi politiche inette, perché loro un capo espiatorio per giustificare la loro inettitudine, di problemi che invece l'Italia si trascina endemicamente molto prima che l'immigrazione diventasse un fenomeno di massa. Non è la disoccupazione, in Italia c'è dagli anni 50, la malasanità, la corruzione. E noi ci convincono che se c'è la malasanità è perché gli immigrati portano le malattie, se non si trova il lavoro perché ce lo rubano, se c'è la corruzione è perché loro campano alle spese dello Stato. Questo significa solo farne un capo espiatorio molto comodo. Poi fa comoda la società civile. Abbiamo visto le classi medie crollare e diventare classi impoverite. Quindi i governanti di turno hanno buon gioco nell'additare il nuovo colpevole che hanno posto loro, che sono i poveri. Infatti si è creata quella che il professor Luigi Ferrallone ha chiamato una conversione, diciamo, del conflitto sociale, cioè è diventata la guerra tra poveri. Ecco. E bisognerebbe mettere mano in maniera organica alle leggi, però bisognerebbe anche premere
sulle classi politiche, facendo advocacy, facendo rete, facendoci sentire, almeno in Italia, per questo, per non parlare poi dell'Europa, bisognerebbe fare pressione con ogni mezzo per superare il regolamento di Dublino. Però ecco, partendo dall'Italia. Grazie, grazie molte. Scusate se mi sono dilungato troppo. Grazie Luca, però hai toccato gran parte dei temi che volevamo toccare. Sei stato estremamente efficace a mio avviso. Walter, presidente dell'Arci Nazionale da qualche mese ormai, da quant'è ormai? Da dicembre, presidente dell'Arci Nazionale. Noi ne abbiamo voluto molto per una ragione, perché siamo convinti che quei corpi intermedi che stanno sparendo anche nel paese, quei presidi di democrazia, comunque di vita sociale, possano giocare un ruolo fondamentale per poter anche ridisegnare il pensiero collettivo. È chiaro, è una fatica improba rispetto a quello che accade intorno. Però, anche alla luce delle cose dette dai nostri interlocutori che abbiamo avuto prima, visto che uscite anche dalla Sabir che avete organizzato al confine balcanico, altra esperienza molto importante, secondo te cominciare a pensare ad un quadro di lavoro, letteralmente di lavoro, che sia strategico, non tattico, e che porti finalmente, utilizzo una parolaccia, a non lavorare più dispersi ma a lavorare in maniera unita per uno spazio pubblico che affronti questi temi, è possibile, è auspicabile, è necessario, lo vogliamo fare o no, insomma? Vai Walter. Beh, intanto grazie per l'invito e un saluto a tutti e a tutti. Sì, è necessario, è assolutamente necessario, credo che sia la sfida dei prossimi anni. Ora, io ovviamente non voglio entrare nel campo delle proposte, perché ne sono già state fatte tantissime che condivido e credo che debbano diventare un percorso di lavoro necessariamente, tenendo conto anche delle debolezze che abbiamo attorno. Ora si parla, giustamente tu parlavi di corpi intermedi, e credo che il termine sia proprio azzeccato, nel senso che col lavoro che facciamo in tante e tanti mettiamo i nostri corpi in mezzo, fisicamente proprio, a quella che è un razzismo di Stato scelto e voluto ormai da troppi anni. Ne torniamo da Sabir con questa contestazione legata al fatto che appunto la legge 50, che guardate, eviterei di chiamare decreto Cutro anche per rispetto di quelle persone che sono colpevolmente annegate nel nostro mare, l'ennesime, no? Annegate, come ci è stato fatto capire, da un qui pro quo, tra virgolette, tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dei Trasporti, no? Che è una cosa oggettivamente scandalosa. Ecco, ci è stato detto che c'è uno stato di emergenza sull'immigrazione, che ovviamente non è giustificato dai numeri, al quale ovviamente abbiamo risposto di no. Io poi ci ho ripensato dopo, in occasione appunto di una delle iniziative di Sabir, l'ho anche detto al prefetto di Trieste, che in realtà hanno ragione loro, uno stato di emergenza c'è, perché sono 25 anni che in questo paese, sulla pelle, diciamo così, delle persone, in questo caso migranti, si giocano le fortune dei partiti e della classe dirigente di questo paese. E lo stato di emergenza c'è perché le leggi che abbiamo in questo paese vanno esattamente in una direzione emergenziale, tenere nell'emergenza e possibilmente nella repressione un fenomeno che altri da tanti anni, parlo di paesi, hanno deciso invece di affrontare come un investimento, pur nelle contraddizioni. Questo è il terreno dove l'Italia è riuscita a contaminare anche l'Europa, cioè non succede mai, succede sempre esattamente il contrario, che siamo noi a guardare gli altri paesi per quello che fanno. In questo caso, siccome è il terreno, diciamo così, peggiore, noi che siamo spesso e volentieri i peggiori, siamo riusciti persino a contaminare l'Europa in questo senso, con questo pianisteo continuo di tutti i governi che si sono succeduti sul fatto che ne accogliamo troppo. Non c'è un dato che sostiene questa tesi, non c'è un dato dei governi, non c'è un dato della Commissione europea, non c'è un dato dello stesso Ministero dell'Interno,
che continuano a sostenere cose insostenibili. Allora, guardate, siccome le proposte sono state tante, io non voglio girarci troppo attorno e cerco anche di essere il più breve possibile. Io credo che noi dobbiamo lavorare subito su un terreno comune, che è quello di costruirla noi, una riforma del testo unico sull'immigrazione. Io penso che sia impensabile aspettare che lo faccia qualcuno. E guardate, credo che sono arrivati e sono giunti i tempi anche per una legge di iniziativa popolare proprio su questo tema. Ne veniamo tra l'altro, non c'entra direttamente col tema che stiamo toccando stasera, ma con la raccolta firme che abbiamo condotto in questi mesi, che qualcuno riteneva impensabile, abbiamo raccolto quasi 100.000 firme sul referendum sull'autonomia differenziata. Quindi segno che quello che diceva Stefano in apertura, che c'è un clima che non è quello che ci vogliono far credere i media. E guardate, anche il voto e il dato delle amministrative, secondo me in parte lo segna, c'è un clima che non è più così sfavorevole. Io credo che le contraddizioni che avete detto tutte voi prima di me sono abbastanza evidenti, perché guardate, basterebbe domandarsi, veniva ricordato di quanto il testo unico sull'immigrazione abbia 25 anni, il decreto che lo ha modificato sensibilmente, decreto Bossi-Fini, ne ha 21, se non ricordo male. Io credo che sarebbe utile sfidare qualcuno a dire se le condizioni sono cambiate oggettivamente. Guardate, non sono cambiate, sono oggettivamente peggiorate. E il decreto, la legge 50, non fa altro, e ci pareva impossibile nel 2018, non fa altro che peggiorare i decreti di sicurezza del ministro leghista. È una cosa impensabile. Allora, io credo che noi dovremmo mettere sul terreno, ovviamente continuare a fare quello che facciamo in termini di advocacy, in termini di presidio del territorio, in termini di servizi, in termini anche di elaborazione politica sul territorio, ma credo che sia giunto il momento per costruire una grande convergenza che costruisca appunto le condizioni per una proposta di legge di iniziativa popolare che raccolga le firme per modificare il testo unico, e io lavorerei già alla modifica dell'esame unico. Lo dico perché in questi anni credo che ciascuno di noi abbia potuto misurare quanto la classe politica sia inadeguata su questo terreno. Salvo qualche rara eccezione, noi ascoltiamo delle cose nei dibattiti, nei talk show, leggiamo delle cose sui giornali o sui media o da altre parti che sono incredibili. Cioè c'è un'impreparazione complessiva, in parte forse voluta, ma guardate, per la mia esperienza diretta credo che ci sia anche una grande ignoranza che parte prima di tutto dalla classe dirigente di questo paese. Faccio un esempio: nel giorno in cui su tutti i giornali leggevamo le dichiarazioni roboanti rispetto alla legge 50, quindi a quanto il nostro governo si dava da fare per impedire, diciamo così, gli ingressi regolari, nello stesso giorno l'unico giornale che riportava una cosa diametralmente opposta era il Sole 24 Ore, che riportando i dati del ministero, non ricordo più quale, citando quindi le fonti che mi pare fosse il ministero del MEF, diceva che il governo prendeva atto che per evitare che il debito pubblico continui a pesare così tanto sulle teste dei cittadini italiani occorre far entrare molte più persone. Cioè, nello stesso giorno in cui tutti gli altri giornali sostenevano... Che era il MEF? Era il MEF, sì. Perfetto. Quindi capite bene. Ora, io credo che appunto noi dobbiamo alzare il tiro e dobbiamo scendere sul terreno con una proposta che semmai aiuti la classe politica, quella che si vuole far aiutare, evidentemente. Perché abbiamo le competenze, abbiamo le conoscenze, abbiamo l'esperienza sul campo per poter mettere in campo appunto una proposta complessiva di riforma del testo unico. Ma anche qui, ma una legge che è per antonomasia, cioè un tema che è per antonomasia, un tema di movimento, che ha stravolto, sta stravolgendo gli equilibri mondiali, ma possiamo pensare che sia affrontato con una legge di 25 anni fa? Ma quale paese normale si permette una cosa di questo tipo? Guardate, non ci voglio degli scienziati del PCUS per dire questa cosa, ma neanche, diciamo così, dei buonisti come veniamo definiti noi, ci vuole il buon senso. Cioè, c'è un tema che ha stravolto e sta travolgendo per mille motivi, tra i quali anche la crisi climatica,
e noi cerchiamo di sostenere e di tenere a bada, scusate questa volgarità, provando a usare il loro ragionamento, con una legge di 25 anni fa, che parlava di un altro mondo, completamente di un altro mondo. E non solo, con la modifica del 197, quindi della Bossi-Fini, con il tentativo riuscito di impedire gli ingressi regolari, che poi di fatto è questo. Ora, siamo l'unico paese che per anni, e non per tutti gli anni, ha fatto entrare 20.000 persone quando non c'era un'associazione di categoria in questo paese che non diceva che ci sarebbero volute almeno 5 volte tanto le persone. Non c'è più un settore produttivo del nostro paese che non sta in piedi grazie al lavoro di centinaia, di migliaia di lavoratori e lavoratrici che non sono nati in Italia. Cioè non c'è un indicatore. Io vengo dalla Liguria, come Stefano sa, e ricordo di 2 anni fa un'indagine, credo di Confartigianato, in cui in Liguria non si trovano idraulici, non si trovano tecnici, elettrotecnici, non si trovano elettricisti. Ora, non c'è un dato logico, e guardate, non volutamente non l'ho messo sul piano dei diritti, perché credo che sia scontato tra di noi, però guardate, non c'è un dato oggettivo che giustifica questo atteggiamento, se non il fatto che è l'unico dato vero che grazie a questo atteggiamento il partito più longevo in Parlamento è il partito della Lega, che su questo ha costruito le sue fortune. Ora, vabbè, c'è qualcosa di peggio, ma non so su questo terreno se sarà peggio o meno, perché è una bella gara, una bella sfida, però questo è l'unico dato oggettivo. E chi ricordava il tema del diritto di voto ha fatto bene, perché io lo ricordo nel 98, quando il testo in uscita era un testo che prevedeva il diritto di voto amministrativo. Io vengo dal comune che per primo, il comune di Genova, modificò il suo statuto comunale per permettere il voto ai cittadini migranti e residenti regolarmente alle elezioni amministrative, che venne barattato con l'introduzione del CPT per poter, diciamo così, avere la maggioranza in quel Parlamento. Questo successe. E da lì io credo che quella sia stata la madre di tutti i mali. La madre di tutti i mali di questa nuova epoca. Allora, prendiamo il toro per le corna, facciamoci anche delle domande, lo dico tra di noi, perché di fronte alle cose che ci siamo detti questa sera, una domanda noi ce la dobbiamo fare, perché queste ovvietà, queste questioni logiche, questi ragionamenti anche molto semplici, che hanno a che fare, ripeto, con il buon senso, non hanno avuto una efficacia nell'opinione pubblica, almeno questo appare, no? Io credo che questo è un tema che noi ci dobbiamo porre, perché abbiamo vissuto in questi anni anche situazioni in cui sostenere le nostre tesi si aveva paura a stare sugli autobus o sui treni. Io ricordo precisamente anche ultimamente con l'introduzione dei decreti sicurezza del 2018, in cui c'era proprio un sentimento di paura in tantissime persone, in tantissime compagne, in tantissimi compagni. Però credo che davvero il lavoro che dobbiamo mettere in campo noi oggi è quello di mantenere vivo questo dibattito, di provare ad argomentarlo, sapendo anche una cosa che è uscito molto nel nostro congresso nazionale, che questo è un paese in preda alla solitudine. Se c'è un cancro in questo paese è la solitudine. E noi sappiamo per certo, ormai perché l'abbiamo sperimentato, che la solitudine produce paure, le paure producono intolleranza, l'intolleranza produce razzismo. Questo è un terreno su cui noi dobbiamo scendere. E dobbiamo scendere non per rassicurare facendo quelli un po' meno antirazzisti, non dobbiamo essere di più, ma dobbiamo avere a cuore le nostre comunità. In un paese, prenderci cura di questo paese, perché mentre noi facevamo questa cosa, in questi ultimi 25 anni, qualunque governo, o per ignavia, o per cattiveria, o per odio, o per interesse, ha fatto esattamente il contrario. Ha fatto esattamente il contrario. E ci è stato detto che non si poteva riformare la legge sulla cittadinanza perché il paese non era pronto, ve lo ricordate. Se avessimo votato, avremmo dato un segnale invece in quel Parlamento, avremmo dato un segnale di coraggio. E avremmo tra l'altro fatto una delle cose che abbiamo raccontato anche stasera per evitare una crisi demografica.
gigantesca e drammatica a cui stiamo andando incontro, proprio arrivando proprio sul baratro, e soprattutto avremo dato una speranza a milioni di ragazze e ragazzi che in questo paese sono nati e cresciuti e che potevano finalmente sentire questo come il loro paese, senza dimenticare le loro origini, come nessuno di noi le dimentica. Io sono nato a Genova, ma sono orgogliosamente di origine sarda e mi fa piacere dirlo sempre. E so la fatica che hanno fatto i miei genitori a trasferirsi a Genova, pur essendo italiani, in quegli anni drammatici. Però credo che noi davvero dobbiamo prendere il toro per le corna e credo che nei prossimi mesi vada lanciata una grande convergenza per costruirlo noi, una riforma, costruirla noi una riforma del testo unico e costruire noi le condizioni per il lancio di una campagna che referendaria per una legge di iniziativa popolare sull'immigrazione. Grazie e avanti tutta. Grazie Walter. Io non so se vi siete ascoltati, quanto vi siete ascoltati, ma la qualità e il livello degli interventi che abbiamo avuto il piacere di ascoltare oggi era altissima. E quindi mi permetto, nonostante la presenza del direttore che è apparso in questo momento, di dire che sia come Transform Italia, che è una rete, è un network legato alla sinistra europea, sia come ADIF, Associazione di Diritti e Frontiere, di cui facciamo parte io e Sergio fra i presenti, Fulvio anche ha dovuto però lasciare la riunione, e gradiremmo, ci farebbe molto piacere che il dibattito continui anche attraverso i nostri spazi. Sono piccoli, non sono appunto i Corrieroni della Sera o le Repubbliche, però sono luoghi in cui si tenta di avere quel livello di discussione, quel livello di analisi, per poi sì, partecipare alle mobilitazioni che ognuno di noi o insieme o separatamente riusciremo a proporre e far partire proposte come quelle che partono dal presente, come quelle elencate da Sergio, o quelle che aspirano a un grande futuro, come quelle elaborate in qualche maniera, in maniera diversa, ma terribilmente convergenti da Marcella, da Walter, da Luca e da Selli. Secondo me c'è, ripeto, non voglio fare l'ottimista, però c'è un tessuto buono su cui si può lavorare. E noi modestamente siamo a disposizione per tenerlo il filo, ecco. Tanto vi ringrazio a tutti e a tutti e ci avete fatto, secondo me, avete dato una boccata d'ottimismo l'uno con l'altro, anche questo è un fatto positivo. Buona serata a tutti e a tutte e alla prossima. Grazie per la serata. Grazie a tutti. Grazie. Ciao.